opere che rappresentano la battaglia di San Romano sono tre, e per colpa di una mala interpretazione da parte dei loro proprietari furono scambiate per tre opere simili, da qui la volontà di vendere due dei tre quadri. In realtà, se fossero messi uno accanto all'altro, si evidenzierebbe meglio la sintesi narrativa della battaglia. Battaglia storica del 1 di giugno 1432, che vede la predominanza dei fiorentini, alleati ai veneziani, contro i senesi, alleati ai milanesi. Sappiamo comunque che di lì a poco furono i fiorentini ad avere la meglio sul territorio, con la dinastia dei Medici, ma ai tempi della realizzazione dell'opera e della battaglia tutto ciò non era dato per scontato. Per comprendere meglio cronologicamente l'opera, bisogna guardarla in quest'ordine, ovvero l'opera di Londra, quella di Firenze e quella di Parigi. Questo perché l'opera di Londra, conservata alla National Gallery, rappresenta Niccolò da Tolentino in testa alle truppe dei fiorentini. Quella di Firenze, invece, conservata agli Uffizi, rappresenta il disarcionamento di Bernardino della Ciarda. E per finire, quella del Louvre di Parigi rappresenta l'intervento decisivo per la vittoria dei fiorentini di Michele Attendolo. Intanto non dimentichiamoci, guardandole, che sono coeve all'Annunciazione in Val d'Arno di Beato Angelico. I due metodi pittorici si scontrano, tanto che non sembrano nemmeno della stessa epoca. Il Beato Angelico esalta l'immobilità delle figure con una descrizione più fastosa dei dettagli, mentre invece Paolo Uccello coglie l'attimo con una plasticità più ricca e dinamica. Analizzando le opere da un punto di vista tecnico, si può vedere che le prime due hanno degli elementi in comune, come gli sfondi, tipici delle colline del Val d'Arno, ancora gotico internazionale, ricordo di un alto medioevo che sta tramontando. Nel primo possiamo vedere un giovane che carica la balestra. Vi sono inoltre raffigurati due cavalieri che, secondo le cronache del tempo, stanno andando a chiamare i rinforzi di Michele Attendolo. Nel quadro di Firenze, sempre nello sfondo invece, troviamo una scena di caccia dove gli animali ricordano gli arazzi fiamminghi fatti con la tecnica dei mille fiori. Un'altra cosa in comune fra le due opere è il terreno, reso griglia prospettica dalle lance, dagli scudi e dai cadaveri dei cavalli e dei cavalieri scorciati. Il terzo quadro, invece, si distingue dagli altri due. Qualche studioso ritiene che possa essere anche stato composto successivamente. In realtà potrebbe essere una precisa scelta dell'artista quella di evidenziare l'intervento di Michele Attendolo come una sorpresa che capovolge totalmente le sorti della battaglia. Il quadro, pur rappresentando le armature da parata e non da guerra, è l'unico dei tre che evidenzia in sé l'aggressività e la mancanza di dettagli. Troviamo molte meno trombe in verticale e il trombettiere usa uno strumento molto più propenso alla carica. Il manto del cavallo e la sua intollerante resistenza al morso evidenziano una volontà nell'uomo e nell'animale di intervenire per capovolgere le sorti del conflitto. Ed ecco, nella parte sinistra del quadro, molti cavalieri sono raffigurati già con le lance in resta e dietro di loro una serie di fanti, di cui di due si scorge la postura chinata a sottolineare la determinazione di intervenire al più presto per cogliere il nemico di sorpresa. Il bisogno di analizzare da un punto di vista simbolico o da un punto di vista cromatico viene meno in quanto l'opera di Firenze ha subito un recente maestrale restauro, a cui è sicuramente necessario sottoporre anche le altre due tavole. Nei dipinti, la scelta di rappresentare armature e bardature dei cavalli da parata e non da guerra non è casuale. L'artista usa il linguaggio che fa trasparire la signorilità delle truppe e pone in secondo piano la realtà truce della battaglia. Nelle opere compaiono numerosi personaggi che indossano il mazzocchio, un copricapo la cui forma lo rendeva un soggetto ideale per le sperimentazioni prospettiche dell'artista. Nell'armeria di Castelcoira, a Sluderno, troviamo diverse testimonianze che confermano lo studio di Paolo Uccello sugli elmi e le armature, presumibilmente usati a San Romano come novità. Le opere di Paolo Uccello sono state usate come fonte di ispirazione per successive opere che raffiguravano battaglie, come il tramezzo nella chiesa di Santa Maria del Campo a Mortara. Al di là dell'aggressività rappresentata in modo molto più evidente, si può notare una simile narrazione pittorica e ubicazione dei personaggi. Esiste oggi un quarto quadro contemporaneo dell'artista Corinne Paul, che interpreta l'opera conservata a Londra. In essa troviamo l'opera originale completamente modificata, frutto di una finta ingenuità dell'artista, che vuole invece ridicolizzare l'impianto della guerra, e allora si vedono i due cavalli principali che, anziché servire i propri cavalieri, sono in preda dei loro istinti, l'uomo bardato completamente dell'armatura, raffigurato alla destra di Niccolò da Tolentino, diventa una specie di robot. È un'interpretazione molto attuale della visione onirica del pittore, che viene criticata così perché mette in disparte i risultati drammatici della guerra, come in una sorta di interpretazione da giullare di corte.